squadra non è proprio scesa in campo. Non lo so dove aveva la testa e questo mi ha deluso moltissimo, perché l'approccio alla gara è stato di una cosa vergognosa. Questo ha permesso chiaramente al fronte di crederci e in effetti ha meritato anche il vantaggio nel primo tempo. Poi nel secondo tempo magari c'è stata una reazione, ma dovuta più per un fatto così di abbassamento del baricentro del fronte più che altro, che ha fatto sì che poi in effetti la mia squadra è riuscita pure a pareggiare. Però secondo me la sconfitta oggi era meritata veramente, perché la squadra non mi è piaciuta proprio e questo non ce lo possiamo permettere, perché prendere sotto gamba alcune partite, questa è la dimostrazione di che cosa si va incontro. Il fronte ha fatto la sua onesta gara e mentre l'Asilana oggi era in vacanza. Ma questa non è una squadra per i playoff, assolutamente. Se uno pensa che l'Asilana sia una squadra dei playoff, si sbaglia, perché questa squadra rispetto all'inizio del campionato è cambiata di 6-7 undicesimi. La maggior parte sono tutti ragazzi, sono rimasti solo alcuni giocatori un po' più grandi della prima fase. Ma onestamente non è una squadra che può lottare per i playoff. Penso che oggi abbiamo fatto una prestazione straordinaria. Il primo tempo in particolar modo abbiamo prodotto tanto e abbiamo legittimato comunque il vantaggio con una serie di situazioni pericolose. Tu per tu col portiere in più di un'occasione. Il secondo tempo, sì, come dicevi tu, ci siamo abbassati, abbiamo avuto un pochino di paura e questo non deve succedere. Abbiamo subito il gol commettendo un fallo in maniera ingenua nei pressi dell'area di rigore, chiaramente loro avendo un giocatore come Fabiano in grado di mettere palla dove vuole, hanno pareggiato i conti. Però siamo stati bravi a reagire, a ricompattarci e a ripartire nell'azione del secondo gol in maniera impeccabile. Siamo ripartiti benissimo, abbiamo chiuso la partita sul 2-1, a mio avviso comunque meritato per quello che avevamo prodotto soprattutto nel primo tempo. Comunque possiamo dire un attore che da rilancia il fronte ogni volta per la salvezza e fa sperare insomma il futuro. Guarda, te lo dicevo la volta scorsa, stiamo lavorando, continueremo a farlo, noi ci crediamo, sappiamo che non sarà una passeggiata, sappiamo che ci saranno domeniche difficili, però questo è un gruppo forte, un gruppo di gente che ha dei valori importanti, al di là dell'aspetto calcistico, ma dei valori radicati che certamente fanno la differenza a mio avviso, e questo mi fa ben sperare. We'll be right back.